ci troviamo a Torpignattara, questo è il famoso Parco Sangalli, famoso perché ha subito in maniera positiva una trasformazione. Il parco era un posto da evitare, cioè le mamme dicevano ai bambini non andate nel parco perché è pericoloso. A oggi il parco ha cambiato totalmente faccia. Nel 2017, quando tutto è iniziato, la situazione era arrivata in un punto di non ritorno, perché praticamente sotto ogni arcata dell'acquedotto ci viveva un senzatetto e le panchine del parco erano diventate, diciamo così, i loro stendini. La sera non era ben frequentato, c'erano situazioni di prostituzione, situazioni di spaccio di droga. Noi abbiamo iniziato questo processo di riqualifica, iniziando a parlare con i senza tetto, parlando con le persone. Tutte le sere uscivamo, cercando di instaurare un dialogo anche con le persone che creavano queste comitive poco rassicuranti. Il processo è stato lungo, ci abbiamo impiegato quasi 3 anni. Noi siamo un comitato spontaneo di cittadini che vivono qui intorno al parco. Quotidianamente ognuno fa il suo. È stata la goccia cinese che ha fatto sì che questo processo abbia avuto comunque un successo. Quando pulivamo il parco, andavamo sotto i piedi delle persone a togliergli le bottiglie, i pezzi di carta. Quindi, questo ha fatto sì che nelle persone che vedevano queste scene si generasse comunque un rispetto per chi puliva. La cosa più difficile è stata riportare le persone al parco, praticamente dare fiducia a quelle mamme che dicevano non andate al parco ai propri figli e fargli capire che dovevano andare al parco perché erano loro l'elemento principale del parco, loro inteso come bambini, famiglie, anziani. La riqualificazione ci ha dato l'opportunità di svolgere attività come il centro estivo e anche le dimostrazioni di judo dei nostri sport olimpici come la scherma e la ginnastica artistica. Sono nato e cresciuto in questo quartiere. Nei primi anni 90 era improponibile fare attività all'interno di questo parco perché c'erano rifiuti, sfinghe, insomma non era ben curato e ad oggi facciamo tantissime attività, non solo io ma tutte le associazioni del quartiere, riusciamo a fare un ottimo lavoro in questo spazio. È diventato sicuramente un punto di riferimento. Abbiamo dovuto innanzitutto portare la bellezza, creando un'aria fiorita, dopodiché dare delle attrattive, tutte attività affinché le persone abbiano un motivo per venire al parco, o per fare una passeggiata, adesso per il book club, o per un English Corner, o per vedere i pony. Questo ha fatto sì che nel tempo si rigenerasse quel tessuto che era venuto meno. L'aria fiorita, dove abbiamo alzato più di 280 siringhe, a oggi è diventato un punto dove si creano i centri estivi.